attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Buonasera a tutti. Questa sigla che avevo preparato, questa nuova sigla che avevo preparato per la trasmissione che questa sera doveva essere con Domenico Biscardi, la voglio dedicare proprio a lui, perché sono sicuro al 100% che le sue parole, il suo lavoro saranno come l'araba fenice e spiccheranno il volo e brilleranno veramente in tutto il mondo per il grande lavoro che Domenico ha fatto e il suo lavoro continuerà ad esserci. Iniziamo subito anche con Rocco. Ciao Rocco. Ciao Antonio, un caro abbraccio a te, grandissimo, e un caro abbraccio a tutti i radioascoltatori e telespettatori di Web Radio Visione 11.11, la radio del risveglio. Da 11 anni siamo collegati radiofonicamente e siamo collegati su Facebook. Non c'è la diretta su YouTube, perché parliamo molto chiaro, qualsiasi tipo di trasmissione la manderemo da oggi in poi anche su YouTube, ma trasmissioni di questo genere YouTube non merita, non è che YouTube ci blocca, siamo noi che la blocchiamo YouTube, non merita questo tipologia di trasmissioni, e quindi da oggi in poi coloro che visitano il canale di Web Radio Visione 1111 su YouTube troveranno tutti i tipi di tematiche tranne queste, che poi ci appartengono soprattutto per questi ultimi 2 anni. Quindi un abbraccio a tutti, anche ai nuovi ascoltatori, Antonio, e telespettatori, perché so che c'è veramente tanta, tantissima gente. Siamo in diretta, ripeto, su Facebook in video e su il sito della radio. Per chi non trovasse la diretta di Facebook, come si fa, Antonio? Basta che va o sul nostro gruppo o sul mio profilo o su Famiglia di Luce. E come si chiama il tuo profilo? No, il tuo profilo, il gruppo, ricordiamolo. Radio Web Radio 1111, basta che scrivono Web Radio 1111 su Facebook e troverete la live, ok? Esatto. Ci siamo. Ma in questo momento tutti quelli che sono su Facebook. Allora, Rocco, vogliamo iniziare come iniziavamo? Certo, come iniziamo sempre, iniziamo. Ok. Allora, parto? O vuoi far sì. entrare già? No. Diamo il benvenuto ad Angelo Giorgianni. Angelo, ci sei? Eccoti, Angelo. Io ci eccoti. Sono. Eccoti tutti qui. Eccoti qui, caro fratello. Dico soltanto una cosa scontatissima, forse non dovrei manco dirla, ma la vogliamo ribadire. Ci sono anime, ci sono persone nella nostra vita che sono più familiari spesso di persone comuni. Ecco, Angelo è un fratello. Angelo fa parte della nostra famiglia. Quindi grazie al di là del magistrato, del presidente dell'Organizzazione Mondiale per la Vita e dell'Eretico per quello che fai, ma non ci stuferemo io, Antonio, e tutti quanti di dirti grazie, ti vogliamo un gran bene. Ciao Angelo. Ora diamo pure il benvenuto grazie. A Domenico Biscardi. Mimmo, ci sei? Mimmo? Come sempre Mimmo ha problemi di linea. Intanto diamo il benvenuto ai primi amici, perché qui non ci sono gli ospiti su Web Radio Visione 11.11, qui siamo tutti a casa. Allora diamo il benvenuto al professor Vincenzo Iorio e al dottor Domenico Biscardi. Buonasera a tutti. Alla sorte mi preparo anche gli applausi. Allora, intanto Domenico
tuo malgrado, posso dirlo, tuo malgrado, dice qualcuno. Tuo malgrado sei diventato veramente un personaggio di spicco. Tu avresti, lo dico io per te, avresti preferito non diventarlo in questo contesto. Senza dubbio. Però sta di fatto che la tua professionalità, la tua ricerca sta veramente incuriosendo tantissimi scienziati, medici che vogliono tutti conoscerti. Quindi stasera avranno la possibilità di ascoltarti. Detto questo, ricordiamo il titolo, e per chi non conoscesse, è Angelo Giorgianni che sta per arrivare. Vincenzo Iorio, che già c'è, Domenico Biscardi, ricordiamo velocissimamente. Allora diciamo che questo titolo, La Tana del Bianconiglio, è un titolo che ci ha consigliato Domenico Biscardi, dottor Biscardi, e ci piace tanto, perché a parte nella prima puntata c'è stato un gran successo, ma questa sta diventando una saga. Quindi nella Tana del Bianconiglio, aggiornamenti importanti sul Siero Magico, su tutto ciò che sta accadendo. Avremo questa sera con noi Angelo Giorgiani, magistrato e giudice antimafia, presidente dell'OMV, ovvero l'Organizzazione Mondiale per la Vita, e dell'Associazione L'Eredico. Avremo con noi, anzi abbiamo già in collegamento, il dottor Domenico Biscardi, ricercatore medico, anatomopatologo, ultrasonologo, biomedico, farmacologo e molto molto altro. Bene, Angelo, eccolo qui. E allora, perché c'è stata questa presentazione in questo modo? Perché raccontiamo che Mimmo, che salutiamo, Mimmo, ciao Mattacchione, praticamente erano circa 5-6 giorni che non si faceva sentire e mi aveva lasciato un messaggio vocale e dove diceva: Rocco, sono un po', c'ho un po' di raucevine, un po' di faringite, un po' di bronchite, ma mi rimetto al più presto. Dopodiché purtroppo non ha risposto più, perché lui è sempre indaffarato anche nella luce, come diciamo noi, tra le stelle, e quindi dopo, insomma, io ho deciso, senza contattarlo, anzi gli ho scritto, io ho detto: Domenico, giovedì ci sarà una trasmissione con te e con Angelo Giorgianni. E poi a un certo punto ha visualizzato, ma non mi rispondeva, e quindi la trasmissione l'abbiamo fatta. E la saga del Bianconiglio, ogni volta che ci sarà Angelo e qualcuno con lui, continuerà, perché è un titolo scelto da Domenico. Esatto. E allora, questa trasmissione naturalmente non vuole essere una commemorazione. Scusate, commemorazione. È un po' emozionato questa sera, perché, come ha detto giustamente il nostro carissimo Rocco, per noi Domenico è con noi perché il suo lavoro, la sua umanità non può andarsene con lui, rimarrà sempre nei nostri cuori. Allora, stasera parleremo di tante cose. Una cosa importante, Rocco, permetti, perché vediamo adesso se Angelo ristabilisce la linea. Una cosa importante da dire. Allora, noi dobbiamo soltanto immaginare, intanto voglio ringraziare le tantissime centinaia di persone, e chiedo scusa a tutti quelli che mi hanno scritto, mi hanno telefonato, a cui non ho potuto rispondere, perché quando si è in tanti è ovvio che non a parte che ieri era una giornata un po' così, però ringrazio veramente tutti coloro che ci sono stati vicino, che hanno dato la loro testimonianza qui a Radio 1111, a questa famiglia che ha visto appunto negli ultimi 2 anni spesso con noi Domenico. E quindi voglio dire anche una cosa molto importante. Sono un po' arrabbiato anche su certe cose, sullo sciacallaggio che sta avvenendo in questi giorni, proprio tra ieri e oggi, con Gentaglia, che nonostante tutto continua a dire cose negative su Domenico, e quindi e tanti tanti altri personaggi che utilizzano la figura di Domenico per fare più audience. A noi non è mai interessato fare audience sulla pelle degli altri, quindi questa sera noi vogliamo ricordare, insieme al giudice che lo conosce bene,
la figura di una persona intelligente, buona, e che si è speso dando proprio la vita, ma in senso reale. E un'altra cosa importante che voglio dire, non date retta a tutte quelle stupidaggini che stanno girando sul web, su come è morto, su tante illazioni che si fanno. Ieri sera saluto Beppe Biscardi, che è il fratello di Domenico, che tra l'altro io conosco da 11 anni, però non avevo mai collegato che fosse il fratello, lo conoscevo come Beppe Biscardi. Lo saluto perché ieri sera ha chiamato sia me che Rocco e ci ha raccontato esattamente come sono andate le cose, e non sono andate come spesso si sta dicendo in giro. Quindi grazie Beppe, e diamo un grazie veramente a tutta la famiglia che è vicino, e noi siamo vicini a loro. Allora io rimetto Rocco e gli amici. Allora Rocco, vuoi dire qualcosa? Vogliamo dare la parola subito a... No, dico solo una cosa e poi lascio la parola ad Angelo. Scusate, ho problemi con la mia telecamera in diretta. Ecco qui, scusate. È vergognoso che quando, a parte grazie a tutti, alle decine e decine di migliaia di persone che ci hanno scritto, che hanno commentato, una marea umana in tutta Italia, oltre le parti, gente che ci ha commosso, messaggi dove c'era gente che piangeva, c'è gente che diceva facciamo un'associazione nel nome di Domenico Biscardi, di Mimmo. Insomma, io chiedo pure scusa a tutti coloro a cui non ho potuto rispondere, perché ero uno straccio e lo sono ancora, però siamo qui. Ci siamo, non molliamo, con Angelo, e dico soltanto una cosa, che si devono soltanto vergognare gli sciacalli, che non sono sciacalli a caso, lo sono appositamente, perché sono dei bunker che si sono inventati cose vergognose su Domenico Biscardi. Domenico Biscardi, Mimmo, per gli amici, 2 anni fa ci fece una chiacchierata, Angelo, tu questo lo sai già, e chiesi, ma Domenico, ma lo sai che c'è gente che mi dice, ma quello non è un dottore, ma quello non è iscritto all'ordine dei medici, e meno male che non è iscritto all'ordine dei medici italiano, aggiungerei, perché l'ordine dei medici italiano non soltanto è un disordine mondiale dei medici, ma dovrebbe essere completamente cancellato, perché non è un ordine. Avete visto a Roma quello che è successo nell'ultima riunione. Quindi, dottor Biscardi era un grande ricercatore, è un grande ricercatore a livello scientifico, un grande medico. Ora e stasera noi faremo vedere anche il suo curriculum, così voglio vedere se qualcuno ha coraggio ancora di parlare una buona volta. Lascio la parola al caro amico, fratello, giudice Angelo Giorgiani. Buonasera. Certo, pensare che stasera dovevamo essere qui insieme a Domenico per aggiornare degli esiti della ricerca che Domenico e un gruppo di lavoro sta portando avanti e che io ho l'onore di coordinare sotto il profilo amministrativo. Io sono assolutamente convinto che stasera là dove dovrebbe esserci c'è Domenico che ci ha accompagnato in questi 2 anni, c'è quel Domenico che ha combattuto con noi, c'è quel Domenico che ha sorriso, ha pianto, c'è quel fanciullo che riempiva la mia giornata con i suoi messaggi. Dicevo scherzando, sento più te che mia moglie. E dall'incipit dei suoi messaggi capivo qual era il suo amore, la gioia. Quando mi comunicava i progressi della ricerca, la delusione, quando qualcuno di cui si fidava o su cui faceva affidamento invece ostacolava il suo lavoro o non lo aiutava, e sicuramente comunque quella voglia di arrivare alle verità, quelle verità che non erano fino a se stesso, ma quelle verità che servivano a supportare le nostre azioni giudiziarie. E in questa sinergia che dura sin dall'inizio della pandemia, Domenico è stato uno dei figli migliori, più bravi dell'Organizzazione Mondiale per la Vita. Oggi l'organizzazione piange non solo uno scienziato,
che ha portato un contributo in campo internazionale. Ma Piaggio, un amico umile, un amico buono, che, come ha detto stasera da Francesco Toscano, meritava più rispetto. Non l'ha avuto in vita, ma meritava più rispetto da alcuni avvoltoi alla ricerca di qualche like, alla ricerca di qualche visualizzazione in più, che si sono addirittura permessi di mettere in dubbio che fosse morto. Magari fosse così. Qualcuno ha ipotizzato che era una delle fake news che circolavano, ma qualcuno, che quel che è più grave, ha messo in dubbio che lui avesse dei titoli di studio. Vorrei dire, ribadire a queste persone che sono degli amorali, perché speculare sulle disgrazie vuol dire essere amorale. Noi stasera, nel corso della trasmissione, daremo contezza delle drammatiche bugie raccontate da questi esseri amorali. Ma al di là della prova di queste bugie, mi chiedo e vi chiedo, come mai alcune persone prezzolate si sono scatenate cercando di delegittimare Domenico fino a quando era in vita, e continuano a farlo da morto? E allora io conosco queste tecniche di delegittimazione, perché da magistrato l'ho vissuto sulla mia pelle. La delegittimazione serve per fare perdere credibilità a chi ha ipotizzato o affermato alcune verità. Normalmente però queste delegittimazioni finiscono da morto, perché l'abbiamo visto con tanti miei colleghi, perché il pericolo è scampato. Invece su Domenico si sono accaniti, perché ancora vivono le ipotesi che lui ha fatto, e quei lavori vanno avanti. Voglio dire a coloro che gioiscono dell'esito letale di Domenico che la ricerca è andata avanti anche oggi, che la ricerca, vi garantisco io, andrà avanti, che i componenti di questo gruppo mi hanno riconfermato, nonostante la consapevolezza dei rischi connessi a questa attività, che andranno avanti con maggiore determinazione. E questo è il modo migliore per onorare un uomo umile e buono come Domenico, un uomo di cui sentiremo la mancanza sicuramente sotto il profilo umano, ma anche sotto il profilo professionale. Oggi è a lutto il mondo scientifico internazionale, ed è a lutto che è un uomo, la verità. Se... purtroppo è così. Mi riguarda, per quello Antonio, quello che riguarda me e Antonio, non perirà mai, perché nei nostri ricordi e nei ricordi delle persone che gli hanno voluto bene sarà sempre vivo e insieme a noi. Grazie Angelo, tanto stasera avremo modo di ricordarlo e di ripercorrere anche il suo percorso. Volevo dire alcune cose importanti, poi ti do la parola, Rocco. Allora, intanto per tutti quelli che ci stanno chiedendo dove sono le trasmissioni che abbiamo fatto con Domenico, sappiate che YouTube ce le ha censurate e ci ha praticamente minacciato di cancellarci il canale al prossimo avviso. Quindi noi abbiamo deciso di toglierle tutte da YouTube e le abbiamo messe sul nostro sito webradio11.11.com. Poi metterò in chat
il nostro link. Poi un'altra cosa importante, moltissime persone ci stanno scrivendo che vorrebbero ancora mandare dei contributi nonostante Domenico non ci sia, per continuare a fare questa colletta per comprare il famoso microscopio che Domenico, a cui ci teneva tanto, perché il lavoro di Domenico continuerà a farlo il suo team. Domenico ce l'aveva detto: io non sono da solo, ho anche altre persone che stanno lavorando con me. Naturalmente magari lavoreranno in segreto, lavoreranno come vorranno, però dobbiamo portare avanti il lavoro di Domenico, non possiamo fermarci proprio adesso. E un'ultima cosa, poi passo la parola a Rocco. Allora, si fanno delle illazioni, è stato ucciso, gli agenti segreti, tecnologie spaziali. L'unica cosa che sappiamo è che Domenico è morto. E anche se non fosse vero che è stato ucciso in qualche modo ed è morto di morte naturale, è stato comunque ucciso dal sistema. Perché un uomo che lavora 24 ore su 24, che risponde al telefono a centinaia di persone, con l'adrenalina che aveva, non si fermava mai. L'ultima trasmissione che abbiamo fatto, e la troverete sul nostro sito, lui stava già male, però è rimasto con noi fino alla fine, perché lui era così. E dopo la nostra trasmissione, lui ci ha detto che sarebbe stato fino alle 4 del mattino a lavorare, a studiare. Quindi, anche se non è stato in qualche modo, come molti pensano, fatto fuori, diciamo così, è comunque stato fatto fuori dal sistema, perché se Domenico non si doveva dedicare a questa scellerata pandemia, lui stava nella sua bellissima Africa, a Capo Verde, si sarebbe occupato dei suoi pazienti, della sua famiglia, e non sarebbe diventato famoso, nonostante lui non gli interessava diventare famoso. Quindi questo volevo dire, è importante. Quindi se volete comunque continuare a mandare i contributi per il microscopio, per chi continuerà i suoi lavori, sul sito della radio, webradio1111.com, mandateli lì e poi noi li faremo avere alla famiglia. Questo è quello che volevo dire. Rocco, volevi dire anche tu qualcosa? Sì, perché la post-pay ormai non funziona quella più di Domenico. Io volevo dire solo una cosa che è scontata, ma ce la siamo dimenticati e allora mi è venuto in mente adesso. Noi siamo molto vicini alla famiglia di Mimmo, alla moglie, alla sua bimba dolcissima che alcune volte ho visto, veramente dolcissima. Mimmo aveva anche tanti gattini. E siamo vicini al fratello Beppe, che abbracciamo tantissimo, agli altri, alla sorella, agli altri familiari e anche agli altri figli. Avete avuto un papà, un familiare, un marito, in questo caso per la moglie, meraviglioso, un uomo meraviglioso. E oggi ai funerali a Caserta, non mi ricordo la cattedrale, però mi ricordo degli angeli, quindi non poteva essere che in un posto dove c'erano gli angeli, c'era tanta gente che cantava: la gente come noi non molla mai, giustizia, giustizia, Domenico, Domenico, perché era conosciuto ovunque, lo amavano ovunque. E vorrei aggiungere una cosa, e prendo spunto da quello che ha detto Angelo in una precedente trasmissione, dove veramente si è fatto valere tanto Angelo, per la giustizia e per Domenico Biscardi, che la storia ci ha insegnato, prendo spunto dalla tua battuta, poi la ribadirai Angelo, su Michelangelo, no? E la storia ci ha insegnato che tanti grandi uomini erano veramente grandi per i loro studi, per le loro ricerche, per le loro scoperte, e spesso questi uomini, che non avevano qualifiche, sono stati superiori a quelli cosiddetti che imperavano e si presentavano con un ego pazzesco, sfornando le loro qualifiche da sistema. È il bello è che Domenico Biscardi le qualifiche ce l'aveva, e certosine, e come, e ve le faremo vedere questa sera. Ma anche se non ce l'avesse avuto, come ha detto prima Angelo, una trasmissione precedente a questa fatta molto bene, e contava quello che lui conosceva molto più di tanti pseudomedici, pseudoscienziati, che venderebbero l'anima e loro stessi, anche si venderebbero, no, sbagliato, al diavolo, e venderebbero anche i propri genitori per i loro interessi economici, partitici, eccetera. Angelo.
Angelo un attimo frizzato. Ci sì, sei, Angelo? Tanto... L'ultima volta. Sì, ci sono. L'ultima volta che ci siamo sentiti, stavamo cose, e alcune cose lui me le ha detto, altre non me le ha dette. Dopo un poco, chiusa la nostra conversazione, mi ha richiamato e ha detto: Domenico, sai, mi sono dimenticato di dirti, ho detto scusa, Domenico, ma anche se tu ti sei dimenticato di dirmi queste cose, non mi potevi chiamare domani? No, non volevo complicare il tuo lavoro, perché ti volevo dare tutti gli elementi di valutazione per poter fare i tuoi approfondimenti. Ecco, Domenico era quello che cercava di agevolare il lavoro di tutti. E quando scherzava, io, perché siamo in sintonia, perché siamo nati nello stesso giorno, nello stesso mese, e siamo entrambi toro. Bellissima questa cosa. Fa male vedere che dobbiamo quasi... Non avrei voluto fare, anche oggi, Francesco, di fronte alla volgarità di questi insulti, dare sazio alla volgarità di queste persone, presentando le prove inoppugnabili delle loro falsità, è quasi dargli un'importanza. Ma noi lo stiamo facendo per rispetto a Domenico, perché chi ha un residuo dubbio possa capire qual è la malvagità di alcuni soggetti che non si fermano neppure di fronte alla morte. E oltre che scorrendo queste immagini vi renderete conto che non è solamente un problema di titoli, c'è un curriculum professionale, una varietà di esperienze scientifiche. Purtroppo ogni tanto... Lo so, questa Angelo, anche questa sera la tua linea è disturbata. Di un uomo. Angelo, mi senti? Angelo, ci senti? Sento, io ti sento perfettamente. C'è bene. Un problema, ogni tanto la tua voce viene e va. Le ultime parole se le puoi ripetere, perché la tua voce viene e va, non so perché, e mentre la precedente trasmissione che hai fatto su un'altra mittente... Disturbatori... Io ho dei disturbatori seriali, quando vado in onda e vado soprattutto in onda col mio telefono si pongono questi problemi. Se proseguono questi problemi di... Dovresti usare il computer. Devi usare il computer. Chiediamo scusa a tutti. È incredibile. Angelo fa dirette perfette, no? E alcune volte con noi capita che si collega col cellulare e ci sono queste problematiche. Ora risolviamo subito, perché non esiste proprio. Quindi o un altro telefono, Angelo, o un computer. Noi ti aspettiamo. Siamo qui. Angelo è sempre con noi. Angelo Giorgiani. Intanto sta scorrendo. Sì, no, ho fatto vedere qualcosa, ma giustamente, come diceva il nostro carissimo Angelo, di nome di fatto, che alla fine i titoli, le lauree non servono, serve l'umanità, che Domenico era il dottore di tutti. Quando qualcuno mi chiamava: Antonio, ho questo problema, non è che mi puoi chiamare il dottor Biscardi? Io ci provo. Lui rispondeva: che problema è? È un bambino, fammi chiamare subito, che gli rispondo subito. Cambia account. Nonostante avesse veramente tantissime cose da fare, quindi lui era disponibile per tutti e lo faceva gratuitamente. Ha cominciato a chiedere.